Radio Cigliano presenta Du Gustis is meglio che one. Sfide musicali e non solo, di gusti e di tendenze. Con Alessio Cigliano e Alessandro Bianconi. 19 novembre 2016, benvenuti in diretta, sono le 16 su Radio Cigliano, puntata di Du Gustis del sabato. Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Valeria Vidali, evviva! Oggi abbiamo una guest star, ragazzi, eccezionale, ci piace tantissimo. Valeria, come stai? Bene, benissimo, grazie. Sei contenta? Sono pronta a divertirmi, e voi? da morire. Te che dici, ci divertiamo? Guest star, che in inglese si dice starring. Non so. La buttata lì così a caso. Più che altro a cazzo. Va bene, lo volevo evitare da subito. Vabbè, è un po' così. Allora, intanto cominciamo a salutare tutti i ragazzi che già sono con noi: Adriano, Carl, Francesco, Roberto, Federico, i due Roberti, Giovanni, tutti quelli che sono in diretta con noi. Un grande saluto anche per chi ci sta vedendo su Facebook. Sì, perché siamo in diretta anche su Facebook con i Fuori Onda. Quello che succede in radio lo sapete e lo sentite anche nei Fuori Onda. Poi noi chiudiamo il microfono in radio, voi sentite la canzone pulita in radio, ma qui invece i microfoni sono sempre aperti e il video è sempre acceso, quindi potete vedere che cosa succede nei Fuori Onda. Che cosa succederà oggi non voglio neanche immaginare. meglio non dirlo. No, facciamo finta di niente, non succederà nulla. Nulla assoluto. Però non è YouPorn, teniamo a chiarirlo subito. Non avete sbagliato connessione. Che cosa deve fare il nostro pubblico, Ale? Il nostro pubblico deve condividere il video su Facebook. Dai, tutti insieme, condividete, mi raccomando. La cosa più importante di tutte è l'unico modo che noi abbiamo per diffondere il verbo. Lo diceva qualcun altro prima di me, credo. Meno male che non avete il nerbo, perché là sarebbe stato peggio. Senti un po', mi dai la mano? Abbiamo raggiunto 1000 like sulla pagina di Facebook. Che bella! Grandi. Siamo anche oltre. Il microfono, attenzione. 1000 likes. 1000 likes, siamo anche oltre. Siamo intorno ai 1020, 1025 like. Stiamo crescendo. Quindi, se guardate questo video e vi piace su Facebook, andate sulla pagina Radio Cigliano, sempre su Facebook, e mettete un like, perché a voi non costa nulla e ci esprimete il vostro gradimento. E noi siamo molto contenti. Se crescesse qualcos'altro come i like, farei felice molte donne. Ma è impossibile, Alessandro. Là c'è proprio un down totale. Io parlavo dell'intelligenza, voi purtroppo che siete piccoli e meschini, non capite la sottigliezza. Perché noi non lo conosciamo bene, Alessandro. Non sono solo 30 anni, no? Sì, perché poi qua a Radio Cigliano, se non abbiamo conoscenza ultra trentennale, non si viene praticamente. Anche Valeria, grande collega, grande amica soprattutto, la conosciamo che eravamo in Berbi tutti quanti. A scuola. Veramente in Berbi. A scuola, poi racconteremo un aneddoto sulla cosa. No, racconteremo. Gli altarini scoprire. Dice Carl, giustamente, 1000 like è un like. Grande Carl da Filadelfia. Che ore so? Le 10 di mattina, mi sa. Ore indietro, sì, sono le 10 di mattina a Filadelfia, quindi insomma, sentire buongiorno. Noi che, buongiorno veramente, sentire noi che urliamo, che facciamo caciara a quest'ora, appena ti sei svegliato, più o meno, devo dire che è faticoso. Allora, la nostra è una trasmissione di sfide musicali, ma anche di gusti e di tendenze, e Alessandro ci vuole proporre una bella sfida oggi, che ha portato Valeria. Sì, allora, la sfida di oggi è un po' particolare, perché come tutti sappiamo, possiamo avere dei gusti in termini di uomini o di donne differenti, perché a uno può piacere un tipo, a uno può piacere un altro e a uno un'altra ancora. Abbiamo selezionato tre tipologie fisiche, diciamo così, di persone che possono piacere. La prima tipologia è l'uomo fisicato, quello con la tartaruga, diciamo, quindi la tartaruga sull'addominale, me lo sono preso io. Chissà perché, non si capisce. Un motivo ci sarà. E tu, Valeria, che cosa preferisci? Io ho scelto le maniglie dell'amore. C'è un motivo, C'è un motivo. C'è un motivo, Alessandro. Con le maniglie dell'amore, ora non sentiamo.
perché ci chiudono la radio. Sì, vabbè. A cosa servono? Se ci chiudono la radio per la legge dell'amore, veramente. Dopo quello che abbiamo detto, la mano. Dopo quello che abbiamo detto. Mentre tu, Alessio, cosa? Beh, io, siccome uomo de panza, uomo de sostanza, come dico io, a me piace la pancetta nell'uomo, ma anche nella donna, sai? Ma anche nella carbonara la pancetta le piace. Quella è buona. Le curve sono sempre, hanno un loro perché. Le curve. Quindi, altro che tartarughe. Fatevi sentire. Tartaruga contro maniglie dell'amore, contro panzetta. Siamo qua ad attendere i vostri voti. E per quanto riguarda il contest che abbiamo lanciato e che ha molti proseliti, ti piace? Proseliti? Mamma mia. Che in inglese si dice followers. No, Carl, per favore, mi dici come si dice proseliti? Proselite. Proselite. I got lots of proselytes. Carl, mi dici come si dice proseliti in inglese? Proselite, per visto favore. Che ci sono moltissimi. Se si dice proselite, mi alzo oggi e me ne vado a casa direttamente. Subito. Ti prego, Carl, scrivi proselite. Allora, visto che ci sono molti proseliti e questo ci piace e ci fa gusto, abbiamo lanciato un contest e noi fra un po' al WhatsApp, che tra un po' vedrete anche scorrere nel serpentone, 328-7948-796, realizzeremo il selfie di... Realizzeremo? Il selfie, vabbè, ho dormito 4 ore, lasciami perdere. Sì. Realizzeremo il selfie di giornata e lo manderemo a chiunque ce ne farà richiesta, mandando il WhatsApp al numero che vi ho detto e con il nome, per cortesia, perché il vostro WhatsApp, vediamo solo il numero e non sappiamo chi voi siete. Sapete che ovviamente a Roma il selfie è detto surfi. Il surfi. Questo è un surfi de giornata. Bene. Ma che cosa succede, Alessandro, se loro partecipano? Allora, abbiamo stabilito che il selfie più carino, più divertente, più originale, ne ha mandato uno la settimana scorsa, Calogero, ci siamo uccisi dalle risate, verrà qui con noi in trasmissione e sarà il primo ascoltatore che verrà in trasmissione ospite ufficiale, cioè già un primo ascoltatore che non naviga nell'ambito, perché è venuto Nicola, ma Nicola già è uno che, certo, fa radio, lavoro, radio, eccetera. Il primo proprio ascoltatore vero che verrà a fare qui la trasmissione con noi. Benissimo, quindi mandateci il vostro controselfie e noi vi manderemo il nostro. A vostre spese il viaggio se venite da fuori Roma, ve lo dico subito, perché è Radio Giuliano. Anche 06 per chiama da fuori Roma. Sì. Chiamate Roma 3131. Quante ce ne stanno. E verrà qui in trasmissione e vedrà che cosa succede quando questa banda di matti si mette al lavoro. Si riunisce. Ricordo che dovete condividere. Mi raccomando. È importantissimo, fondamentale. Tra un po' vi ringrazio appena vi sarete scaldati con le condivisioni. E siccome noi siamo cavalieri, vero Alessandro? Molto cavalieri. Cavalieri serventi. Cavalier serventi in toto, veramente. Ma... già iniziano ad arrivare. Oddio, più 44, che prefisso è? Che... è l'Inghilterra. Inghilterra, allora ho capito chi è. E visto che stanno iniziando ad arrivare i controselfie, mandateli, ma la selezione musicale di oggi tocca aprirla a Valeria. Eccomi qui, allora io sono un po' antica e torno agli anni 80, perché gli anni 80 per me sono cioè, stati... Cioè, ci stai a pià per culo. Cioè, no, perché nel senso... No, io chiarisco. Lei, davanti a noi, dice siccome io sono un po' più antica, quindi voi siete cadaveri. Non mi permetterei siete mai. Siete ancora non nati. Sì. Non mi permetterei mai. Però io dico solo TTD e qualcuno forse già riesce a capire. Di chi stiamo parlando. Non è DDT, quello no, è TTD. E vi dico anche che TTD si chiama Sananda Maitreya, perché ha cambiato nome. E stiamo parlando di Terence Trent D'Arby. Mica che cazzi. Per me è roba grossa. Sono tutti, ma pure per la moglie. Secondo me anche. Allora, quindi ho scelto una canzone di TTD che secondo me è spettacolare. Ci dà subito la grinta giusta per iniziare questa giornata che qui a Roma è uggiosa. E allora, si tratta di Dance Little Sister. Ma che bel pezzo che hai portato. È meraviglioso. Di che anno è questo pezzo? Vediamo se lo sapete. 87, ve lo dico. Bravo, io è inutile mio. Che lo andate a cercare. Pezzo del 1987. Esatto, dell'87. Allora, TTD, io lo dico a tutte quante le fan, è a Milano e questo vi serva. Grande Valeria, debutto. Eccoci. Di Valeria in radio su Radio Cigliano, grandissima,
fantastica, eccezionale. E esprimete anche il vostro gradimento per Valeria, perché a noi piace che ci sia il gradimento anche per l'ospite d'onore. Ma anche come volevo dire, non è Tiziana con le tette più grosse, attenzione, ma è Valeria, perché ciao, qualcuno Tizi la potrebbe scambiare per Tiziana con le tette più grosse. No, no. Ma è tu Valeria. Che ne sai che ha le tette più grosse? Beh, diciamo, sta qui a un centimetro da me. Ah, quindi tu fai una comparazione. Assolutamente. Tu ti porti dietro la coppa coperta di champagne. Bravo, bravo. Capito? E bravo. Vedi se... No, no, la coppa niente. Bravo. Niente. No, esce, trasporta dalla coppa. No, per Tiziana c'è il bicchieretto da amaro. Allora, io vi devo chiedere una cosa. C'è stato un cambio di attrezzatura qui a Radio Cigliano. Vabbè, attrezzatura, Ale, ho detto. Non ho detto un cambio di tool. Capito? Un cambio di attrezzatura. Vi chiedo se vedete la trasmissione fluida, perché ci interessa sapere questa cosa qui. Se e la anche vedete, se ci sentite, se in ci modo sentite fluido. Se riuscite a sentirci bene, perché è una specie di numero zero questo. Quindi dateci un feedback tecnico sulla chat di Facebook, che è l'unica chat che in questo momento potete, nella quale potete come sentire. Come dice Carl, giustamente, come la telemetria esiste la tettemetria. E in effetti la tettemetria sono... è importante, sì, è uno fondamentale. Ma io mi sono anche coperta, ho messo la maglietta con il collo quasi alto proprio per evitare. Sì, tutto veramente ciò. Potevi venire con lo scafandro da palombaro direttamente. Tu vestita da palombaro, male. Sì, io ho detto, viene Valeria, oh, finalmente una gioia con Tiziana. Normalmente, no, detta no, no, anche per gli amici, tabula rasa. E viene Valeria, una gioia, viene così vestita. Però, te giuro, pare mai una gioia young nella pop, vita. Pare, cioè, dov'è Tiziana oggi? Dove sta? Dov'è sta qui? Facendo la gita in canna. Sì, perché lei fa delle gite con i ciclo amatori, che non sono le mamme che hanno il ciclo, no, ma okay, fanno una gita senza sellino, è una cosa nota. Oddio, che sanno. Sì, perché c'è un godimento maggiore, poi te lo spieghiamo. Pensa alla buca, capito? Pensa il pavé, aio. Il San Pietrino, capito? Io penso solo aio. Sì, il San Pietrino c'è più gusto. Sì, con infatti vanno a fare la Parigi-Roubaix sul pavé noto. Girano per piazza San Pietro intorno all'obelisco e loro escono e fanno Dio ti ringrazio. Beatificate, è vero, altro che omelia del Papa. Veramente, in diretta sui fuori onda in questo momento c'è Terence Trent D'Arby con una bella versione estesa, e vado io per secondo, va bene? Va bene, vado va bene. Io allora scelgo, voi intrattenete, fate gli intrattenitori, fate i giullari. Ma io, lui diciamo, viene benissimo, diciamo che è la natura, una cosa che mi riesce abbastanza bene. Però Valeria, ti voglio dare un po' più di vantaggio e ma favore. No, lascia, guarda, lascia. Voi dovete essere meglio così. No, ma come no, sì, ci sei tu. Siamo per te ben inquadrati. Mi piace in questa maniera. Rinnovo la sfida di oggi, mi raccomando, perché ancora vi vedo un po' mosci. Uomo o donna con la tartaruga, con le maniglie dell'amore o con la panzetta? Diteci la vostra preferenza. Allora, io ovviamente devo spezzare una lancia a favore delle maniglie. E forse non c'è neanche bisogno che io spieghi il perché, vero uomini? O anche donne, perché voglio dire, anche la donna con la maniglia Tu l'hai scelta e sei donna, quindi può, insomma, no? Come può dire, avere il suo vantaggio, il suo, diciamo, perché, no? Aiuta la presa, perché, diciamo. Che tipo di presa, no, Alessandro? La presa per il culo, intendevo. Ah, ecco, cioè, aiuta la presa, la maniglia dell'amore. Vabbè. Con la tartaruga alla fine non ci si fa nulla, la vedi, sta là, dici sì, vabbè. No, non scherziamo, ragazzi. Cioè, la tartaruga, quando vedi l'uomo con la tartaruga, che si avvicina a questa donna lì, che è pronta con quest'uomo con questi addominali scolpiti. Ma che palle, non esistono in natura uomini con la tartaruga. Sono non ci sono. No, Rocky, cioè, c'aveva tarta e ruga, due ce n'aveva. Come non c'è il gatto senza coda, non c'è l'uomo con la tartaruga, è un'invenzione dei tempi moderni. È vedi, vero, per esempio, vero. Adriano dice donna con la tartaruga è troppo figa. Bravo Adriano. No, Adriano, Adriano, non sono d'accordo. Io la donna voto mi piace, come Valeria, Franca. Mi piace con la panzetta. Dai, mi piace Franca. Molto con la panzetta, è assolutamente fondamentale. È più sensuale, maniglie più tutta la vita, Federico. Dai, Federico, grande. Io ricordo che se state guardando il video da una condivisione, per esempio sulla pagina di Valeria o sulla pagina di Alessandro o sulla pagina mia, vi conviene abbandonare la pagina, andare sulla pagina di Radio Cigliano. A quel punto metteteci un like, mi piace, sì, visto che ci siete, ci casca, dai, un like. E poi andate nel video, lo stesso video, aprite il video e potete lì
commentarci, perché altrimenti i vostri commenti si perdono sulle nostre pagine che non sono altro volo per Valeria. Ehi, vado alla grande oggi alla grande. Votate, votate, perché vi vedo, forse il tempo uggioso oggi sta dando una mano, però vi dico che col tempo uggioso le maniglie dell'amore possono avere la loro utilità. Vedi? No? Cioè, in che maniera? Come un ombrello? Beh, ma no, che uno non esce, sta a casa allora... Maniglie no? dell'amore, love handlers, ci dice Carla. Ah, vedi? Le love handlers. Love handlers. Sì, sì, guarda, parlo bene l'inglese. Guarda, io e l'inglese siamo tutt'uno. Io sono il Merriam-Webster vivente, il Collins, quindi chiedetemi e vi saprò dire. Te stai facendo la nuvola, la nebbia in Valpadana? Sì. Non vi preoccupate. Lui fa atmosfera. Prove. C'ha un senso. Torniamo in diretta su Radio Cigliano anche. Continuate ad ascoltarci lì perché abbiamo tanto da dirvi oggi. Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister, in diretta su Radio Cigliano. Quando si è fatta una piccola certa, come dico io. Sono le 4:15. Hai capito. E Valeria ha rotto il ghiaccio. Ha rotto anche i coglioni. No, vabbè. Ma da mo'. Cioè, è appena arrivata. Vabbè. È appena arrivata. Appunto. Dai, come che ospite se sei? Come se la conoscessi da una vita. Ale. Come se? Come? Come se? Come se? Come se. Ciao Gaia, ciao Fabio. Ciao a tutti. Allora, Gaia, io vorrei dire una cosa, perché poi prima con l'intro mi sono dovuta interrompere, però a tutte le donne vi dico che Terence Trent D'Arby vive a Milano. Cioè, possiamo organizzare un pullman e andare tutte su a Milano, che ne pensate? Tu sei da pulmino per Milano. No, voglio dire, per Terence Trent D'Arby sì. Hai capito? Sarà contento il marito di Valeria, che salutiamo. Vale, sarà molto felice di queste esternazioni. Io sinceramente resto un po' basito, devo dire la verità, perché non capisco. Oh, non riesco a guarda capire... Sergio, il nostro caro amico Sergio da Londra ci dice: ciao Sergio. Buongiorno grandi, io adoro la mia ragazza quasi moglie Alexandra con le sue manigliette. Ehi. È meravigliosa così e non mi piacerebbe se fosse diversa. Bravo Sergio. Grande Sergio, grande Sergio, veramente. E allora, sempre in diretta qui, mentre stavo facendo delle migliorie tecniche, diciamo, ma il brano va avanti, vedi, mi frega, lui va assolutamente. Bene, abbiamo detto qual è la sfida di oggi, adesso a chi tocca non si ingrugna, quindi tocca a me. Io vi voglio mettere un pezzo di un cantautore riminense, non è male, ha belle discoteche nella sua zona, sì. Ci si diverte e soprattutto gli alberghi costano poco e si mangia bene, sì, sì, vero? Quello ti fanno mangiare eccezionalmente. Anche le donne sono molto belle in quella le donne sono belle e hanno quell'accento un po' così, no? Il turtelen che è buono. Che cosa mi fai? Ti faccio un turtelen fatto in casa? Perché buono, gli accenti anche quelli sono importanti. Porca miseria se sono fanno importanti. La loro. Oltre al marito di Valeria salutiamo anche Alessio, perché la moglie dice: Valeria, è tanto che non vado a Milano. Ecco. Capisci da solo. Ciao. Sono messaggi subliminali. Chiamalo subliminale. Laura, andiamo, organizziamoci. Chiamalo subliminale. Io ho perso una moglie. Bene. Allora, vi porto nel 1900. Niente. Non lo sa, non è preparato. Nel 1991 è entrato in attività questo cantautore. Okay. Riminense. E ha avuto tanti riconoscimenti da parte del Club Tenco e le Targhe Tenco. Ma nell'anno 2013 ha pubblicato un LP che si chiama Nuvola numero 9 e da questo LP è stato estratto questo brano un po' pazzo che mi piace presentarvi alle 16:18 in diretta su Radio Cigliano. L'avrete capito, è Riminense. Lui è Samuele Bersani e questo, sentite che titolo particolare, N e Xanax su Radio Cigliano. N e Xanax, non si conosce. Xanax, sai quanto me ne serve? Il pernaper. Ciao Roberto, ciao, grazie di essere da tutte le parti. Roberto sta su Spreaker, sta su Facebook, veramente da tutte le parti. Allora, è arrivato un primo controselfie da parte di Adriano. Adriano, però ci devi mettere la faccia, altrimenti mi sa che non vinci. Sì, vogliamo la faccia. Ok. E Sergio da Londra, che sei carino. Quello di Sergio è carino. È carino. Bravo Sergio, come telefono non connesso. Che stiamo scherzando? Ma che scherziamo? Ma che davvero? Ma che scherziamo? Ma siamo. Oh, adesso è connessissimo. Iniziate a mandarci i contro selfie, tra un po' vi produrremo il selfie. Allora dobbiamo ricordare anche il numero però per mandarli. Guarda, io ti do il. Roberta Ballanti, ciao Cugi. Non è cugina è mia. Cugina, sì, è la mia cuginetta. Cuginona. Ecco qua, poi qua allora, c'è il numero, lo puoi dare. I numeri tu, cioè tutti allora, i la mia
Allora, sì, il WhatsApp, ricordiamo che il numero è 328-7948-796. Mi raccomando, mandate i controselfie. Grazie, ma che bello, grazie, sentire da queste voci famose. È bello, capito? Io che non sono nessuno, avere vicino qui queste due voci importanti. Come non sei nessuno? Sei speaker ufficiale e cofondatore di Radio Cigliano. Cazzo! Diciamolo! Veramente. Ciao Giada! Urliamolo a piena voce. Giada, quanto tempo, evviva! Ma c'è anche Roberta Calogero, c'è Sergio, l'abbiamo salutato, Gaia! Gaia, che ci stiamo accordando per venire, che ha scritto. Carlo è un genio. Dice, ma è una canzone in greco. In realtà è Ene Ex Xanax. Grandissimo, Carlo. Grandissimo. Formidabile. Allora, contro selfie, mi raccomando, io voglio vedere le vostre facce. Eh sì, perché non vi conosco, voglio vedervi. Voi vedete le nostre, ma noi vogliamo avere questa illuminazione, un'illuminazione divina. E soprattutto, se volete, mandateci anche qualche maniglia dell'amore, volendo, o qualche tartaruga. E tra un po', mannateci proprio uno sdrufolo, cioè io veramente, capite, purtroppo. Che esagerato. Proprio devono mandare Alessandro un par di tette. Ecco, Certo, anche se qui siamo ben rappresentati, diciamo. Sì, c'è una bella rappresentanza, non è sguarnita, diciamo, la ragazza. No. Diciamo non che in famiglia non sono mai mancati a nessuno, ecco. Oh, belle notizie per la popolazione italiana. Cioè, è proprio genetica la cosa. Sì, è genetica. È genetica, fantastico, favoloso. Bene, io non so se qualcuno ha mandato il feedback della qualità del video. Non so se hai visto. Carlo ci ha detto solo che spara un po' troppo il bianco. Lo so, quello è... Abbiamo provato a risolverlo, ma non ci siamo riusciti. Io non so bilanciare il bianco, tu lo sai fare? No. Ho provato a mettere dei pezzi di carta davanti alle telecamere, ma veniva fuori un... Nulla. Sembrava... Sai quelle immagini quando vedi Dio improvvisamente? Ah, sai che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere delle gelatine da teatro sulle luci. Ecco. Così me va a fuoco casa. No, Carlo non dice, per fuoco. Cui vi saluto tutti e voto tutta Valeria, maniglia e musica. Dai, sì, Carlo, vabbè, sono grande. Questa però, io capisco le maniglie e questo non ho nulla da dire, ma la musica ha messo un pezzo. E aspetta, perché ora vedrai gli altri, sentirete gli altri. Forse ha degli insight che noi non sappiamo, Carlo. Non sappiamo nulla. Vabbè. Siamo pronti a tornare in diretta, manca poco, quindi continuate a seguirci qui, ma seguiteci anche lì, perché la trasmissione lì è molto più pulita, è molto più... È molto clear, è veramente clear. Ciao Lisa, benvenuta. Grazie. Torniamo in diretta. E lui è Samuele Bersani, artista riminense con Enex Anax. Una canzone un po' particolare, selezione di Alessio, primo pezzo in diretta su Radio Cigliano. Oggi la mia selezione è molto molto particolare, perché la canzone più recente che ho passato è del 1987. Sono due pezzi dell'87, tutti gli altri sono antecedenti. Mamma mia, perché è vecchio inside lui. Sì, assolutamente sì. E quindi a sorpresa oggi ho fatto questa compilation. Il primo brano è un brano che... abbiamo ballato tutti, che era uno delle intro delle serate, perché era un brano con cui quello si calmo, scaldava, no? Questo è un 102 secondo me, 102-105 bpm, ma forse neanche ci arriva, pure meno. Sì, perché all'epoca nostra loro all'epoca loro, diciamolo, non mia, diciamolo. Poi racconteremo un aneddoto su Valeria dopo. No, non gli dovete credere. Si partiva con le serate molto in sordina e poi i beat aumentavano. Questi è un gruppo britannico, loro si chiamano T-Pau e il pezzo che ci sentiamo su Radio Cigliano è Heart and Soul. E vai! Eccoci, di nuovo! Grandi, io ero senza penna, io ero spennato, spennuto. Roberta dice, video ottimale, si vede anche bene lo smalto di mia cugina. Sei smaltata? Sono smaltata. Ma vedi come sei? Sono grigia. Mamma mia, mamma mia. È peggio di Tiziana lei, secondo me, Data parrucchiere? Carle dice, serve un polarizzatore per gli occhiali di Alessio, se no riflettono troppo. Bene. È che Alessio riflette per la sua beltade. Mamma Capite mia. Capite questo? Che bei commenti. Ma questi sono propri amici, diciamo la verità, questa è amicizia vera. Allora, andiamo a farvi i complimenti e i ringraziamenti per aver condiviso. Grazie a mia moglie che ha condiviso addirittura due volte, grazie a Fabio che ha condiviso e a Calogero e anche a
VNN Very Normal Nerd, wow, ciao, wow. Very Normal Nerd, grazie mille. E questo lo dovrei conoscere, Antonio Cigliano, in qualche modo sì. Lo devo conoscere. Chi è? Non lo so. Ma come non lo sai? Ma perché se arriva uno Carlo Bianconi tu lo conosci? Sì. E chi cazzo è? Se non lo conosco lo trovo, gli telefono. Antonio, chi sei? Presentati, Antonio. Presentati. E grazie a Roberto, grazie a Carl che ha condiviso, e anche all'altro Roberto, addirittura. Guarda che cosa ha scritto Roberto, il tuo mantra. Il mio mantra. Il tuo mantra firmato è mantra di Alessandro Bianconi. Grazie Roberto. E anche a Video Music Box, il nostro partner. Grazie Valeria che hai condiviso. Ma prego, sarà stato un caso. E anche a Giovanni. Attente, ringrazio. No. E poi questo so io. Grazie Alessio che hai condiviso. Grazie Adriano. Grazie per le condivisioni. Mi raccomando, è la maniera per essere social, per essere 9.0, come ci piace essere. Io devo ricordare il numero dei WhatsApp, perché io voglio vedervi in faccia. Senti, mi fai vedere col ditino quale carichi? Ah, io? Certo, sì. Scusa, ma mi distrai, stavo facendo un'altra cosa. Senza allora, dirlo, la mia 2 è questa. Sì, ok. La vedi? La vedo. Allora, quindi io ricorderò il numero WhatsApp 328-7948-796. Sentite con che voce, Mamma mia, è un jingle promozionale, veramente. È un jingle promozionale. E, tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, oggi pomeriggio c'è la prima puntata di Amici con Maria De Filippi. Wow, da non perdere. No, ma da perdere, perché chi è qui in questo momento vuol dire che abbiamo vinto la concorrenza. Eh sì, io vi dico sì. Che dovete guardare noi, sentire vale proprio, non c'è proprio vale, cioè vale e vale la pena, vale. Doppio vale oggi, è un doppio voto per... Allora io voglio raccontarvi una cosa sullo Xanax, ecco. C'è una mia amica che lavora in una farmacia. 20 e un secondi. Giorno è arrivata una signora e gli ha detto: mi dà del Pernaper? Vi lascio immaginare, ok? Xanax, come è scritto? Il Pernaper. Bellissimo. Bellissimo. È tipo Salemme che fece piazza Spiox, no? Che esatto. Era questo è come... Tu sei andata a prendere una zuppa al bar? No. Una 7-Up. Torniamo in diretta! Eccoci, siamo tutti qui, Aspetta. Tipau, Heart and Soul, in diretta su Radio Cigliano alle 16.27, selezione di Alessandro. Yes! Wow. Bene, ci dicevano nei fuori onda che si vede bene e noi siamo contenti di questa cosa. Spero che non ci siano troppi salti e che la trasmissione vada bene. Io fatemi vedere. Anche se ci perché, sono... ve lo dico, Alessio è stato fino alle 6 di mattina a lavorare per far sì che la diretta video venisse qualche benissimo. Drop frame ci sta, però. Dice. Qualche drop frame ci sta, però. Vi ricordo che anche se adesso ci vedete qui su Facebook, questa trasmissione sarà online stasera sul tardi, diciamo, in HD sul canale YouTube di Radio Cigliano. Ci sarà che anche sta faccia Alessandro? Falposone. No, è là Leora. No. Sì. Me la cambi. Te la cambio al volo anche più volte, se è per questo. Anche proprio più volte te la posso cambiare al volo. È posone, scusatelo, abbiate pazienza. Bene, quindi canale YouTube di Radio Cigliano, andate a metterci un like, anzi a iscrivervi al canale, e poi troverete tutti i video, sono lì pubblicati, e saremo contenti e di scerarli con voi. Condivideteci, che è l'unico modo per farci conoscere. Grande. Sante. E adesso Valeria. Allora, è arrivato il mio secondo pezzo. Allora, siccome sono antica, meno antica di loro, ma sono sempre antica, arrivo al 1983. Ebbene sì, un gruppo che non è molto conosciuto. Sono un po' particolari. Sono scozzesi, quindi già questo ci può un po' far capire qua la particolarità del gruppo. Razzismo puro su Radio Cigliano, attenzione! E il pezzo si chiama 50 Miles e si chiamano Proclaimers, ed è un gran bel pezzo. Adesso ascoltatelo e poi ditemi che cosa ne pensate, perché io sono curiosa, io lo adoro. Dunque, prima cazzata di Valeria in radio è 500 miles. Voi capite che ha detto 50? Sì. Gli ha accorciato la vita, sti cristiani. Più che altro la strada. La camminata gli più che altro la strada. E...
dateci sempre il feedback. Ciao Lello, grazie di essere con noi. Mi raccomando, condividete anche Federico, condividi il video. E Lello, condividi il video. Adesso vi faccio la chiamata, sì, per esatto. nome. Roberta, la condividi proprio. Il video. La chiama vi faccio. Io sto nel frattempo, quanto ho, 2 minuti e 50 facendo. Tocca a me dopo, non posso far cazzo. Perché volevo aggiustare che un belle attimo. Parole, sempre sì. qui su Radio Cigliano. Siamo delicatissimo. Molto attenti alla forma noi. Lo so, però siamo nei fuori onda. E nei fuori onda uno dice un po' quello che gli pare. Ah, certo. Altrimenti... Eh sì, perché quando sei in onda invece. Invece. Lello, Barbara, bella lei. Ce l'ha con te, Barbara. Ce l'ha con me? Sì, bella la tua cugina, immagino. Ah, sì, bella. Sì, sì. Ti ringrazio, Barbara, che ci apprezzi a noi due. È bello perché... È bello. Mi fa è sentire bello. Felice. Veramente, sì. Lo so. Il festival degli sconosciuti da Riccia, ma che stai dicendo? Ora, io leggo qua, questa canzone ci ha partecipato dopo aver vinto il festival degli sconosciuti di Ariccia. Non è questa. Dai. Però, insomma, ci sono cantautori e cantautori. Quanti poi racconteremo pochi. L'aneddoto di Valeria. No, non racconteremo nulla. E beh, sei tu che devi dare il là, E di come è iniziata la sua carriera artistica. Aiuto. Che pochi sanno. Nessuno. Io e lui. Oggi tutti, veramente. Noi tre, perché eravamo tre bambini. Sì. Io soprattutto. Tu eri la mascotte, diciamo. Io ero la mascotte. Hai capito? 15 anni. Sì. 15. Sì, Alessà, c'hai 5 anni più di lei, Che so cazzo, 5 anni, 7, quanti so? Sono tanti. È vero, sono tantissimi. Tantissimi, sono 35, No. Io, perché noi non interagiamo, Valeria, al lavoro con gente nata nel 95, nel 98? Sì. E ci interagiamo assolutamente, capito? Sì, sì. E ogni tanto mi dicono, posso darti un passaggio in macchina? Ma se... come? Perché guidi? Ma che guidi? Io ancora continuo a chiamare cucciolo uomini che ora hanno 20 anni. Voglio fare gli auguri a Alex Polidori, sì, che ha fatto gli anni l'altro giorno. Grande, ha fatto 21 anni, grande Alex. Il pezzo ce l'ho sempre in cuffia io, fisso. Bellissimo, sì. Grande Alex. E so pure Alex che Polidori. Alex farà una serata a breve. L'aveva detto intorno a fine novembre, sì, vero? Sì. Non sì, mi ricordo sì. dove. Se Alex è collegato, ricordi dove suona. Diccelo che lo ricordiamo con molto, molto, molto piacere. Torniamo in diretta con le 50 miglia di Valeria. vabbè, può succedere. The Proclaimers, con una canzone che si chiama Valeria. Vabbè, gli ho accorciato un po' la strada, su ragazzi. Oh, dai, come siete cattivi, mi mettete subito in mezzo. L'ha buttata sulle 50 miglia, invece sono 500, sono un po' di più. Mi mettete subito in mezzo, come diceva Cicciolina, sapete? Anni fa diceva la stessa frase. Secondo te lo diceva con rammarico? No. Forse neanch'io, allora. Ah. Attenzione, scoop! No, scoop è meglio che non dire... colpo di scena. Comunque a questo punto dovrei mettermi al tuo posto. Dovete essere in mezzo. Sì, no, io così sono un po' defilata. Non mi fido dell'amico mio. Senti un po', ma insomma, la carriera di Valeria com'è iniziata? No, vi prego, non dategli retta. Allora, eravamo degli studenti di liceo. Sì. Tutti e tre studenti del liceo classico Gaetano De Santis di Roma. Ovviamente io e Alessio eravamo qualche classe più su e Valeria qualche classe più in giù. Io ero piccola. Un bel giorno Alessio Cigliano con il fratello, che avevano una compagnia teatrale, decidono di cooptare degli studenti del liceo per fare uno spettacolo teatrale all'interno della struttura scolastica. C'ero pure io, c'entravo un cazzo, ma io stavo là, ero sempre in mezzo. Tipo il mercoledì, sto sempre in mezzo. Detto questo, tra i vari neoattori che esordirono in questo spettacolo, che era uno spettacolo di Georges Feydeau e si chiamava Deus Ex Machina. Spettacolo carinissimo, peraltro, testo carinissimo, il vaudeville classico, spettacolo carinissimo. Venne selezionata la qui presente Valeria. Sì. Attenzione, vinse il provino. Vinse il provino.
che Alessio fece a porte chiuse, ora non si sa cosa è successo. Guarda, in quella situazione le porte chiuse le mise Patrizio. Ai. Qua escono come i funghi le cose. Allora, Valeria, lì in questo spettacolo c'era un ruolo che può sembrare un ruolo marginale, ma in realtà era un ruolo molto importante, che era quello del coro. C'erano tre studentesse che facevano il coro, e il coro era una specie di narratore, ma anche che dava un senso a tutto lo spettacolo. La cosa meravigliosa era che Valeria non riusciva a cantare. Io mi vergognavo. Cioè, faceva il coro e la sua parte era il coro, ma non cantava. No, quindi, più che altro stonavo. Sì, quindi le cose erano due: o stonava oppure faceva finta con la bocca aperta. E le altre pesce, due cantavano. Facevo il pesce, è vero? Una cosa spettacolare. Quindi abbiamo fatto 3 mesi di prove, di cui 2 mesi e mezzo dedicati a cercare di fare cantare Valeria. E c'era mio fratello, che era regista, che diceva: certo, questo coro polifonico non sembra molto polifonico, se devo dire la verità. Forse un po' polifemico sembrava, un po' ciecato. E perché c'era c'era l'imbarazzo. Allora, ragazzi, c'era l'imbarazzo. Voi dovete capire, una quindicenne che per la prima volta sta su un palcoscenico e ha paura, tanta paura. Vabbè, ma mica te ci aveva messo il medico. No, vabbè, però sono quelle emozioni che possono anche bloccare. Come sai, ho paura di guidare, ma guido. No, stai a casa, via i mezzi. Vabbè, però poi dopo ci ho preso confidenza. Poi dopo ha preso straconfidenza, veramente. E questo è il debutto artistico, diciamo. E quindi di Valeria. Probabilmente la faremo cantare oggi in diretta. Proprio per sfatare. Ho una basetta, devo trovare una basetta immediatamente. No. Per sfatare questo tabù di Valeria. Canto nei fuori onda, quindi se mi volete sentire cantare, andate solo su Facebook e nei fuori onda. Solo nei fuori onda. Pezzo tuo. Tocca a me. Allora, lui si chiama Stefano Rossi e come nome d'arte ha scelto Stefano Rosso. Un genio. Un genio assoluto. Mi sembra giusto. Chissà perché. Io veramente quando vedo queste cose penso al refuso di stampa. Ma no, ma chiamati Alessio Cigliani, che sì, suona meglio. Suona meglio. Vabbè, noi abbiamo anche dei colleghi che hanno fatto delle scelte un po' ancora particolari. Peggio. Un po' particolari. Però va bene. Si chiama Stefano Rosso, è un cantautore del 48, è romano. All'inizio era in coppia con il fratello Ugo e formava il duo Remo e Romolo. Ah, pensavo i Rossis. I Rossos. E vinsero il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 68. Che meraviglia, perché ma io guarda, io che darei per partecipare. Beh, guarda, questa è una cosa importante. Nel 1975, dopo che il fratello decise di abbandonare le scene e di diventare infermiere, sono scelte di vita, lui continuò a cantare e nel 75 pubblicò questo pezzo. È un pezzo particolare della discografia romana che ci andiamo a sentire adesso in diretta su Radio Cigliano. Stefano Rosso, Letto 26. Sentite che belle parole. Soprattutto sentite che allegria. Vabbè, che gioia di vivere, ragazzi. Allora, siamo negli anni 70. Ok. Grattatio pallarum omnia mala fugat, dicevano i latini. Eh sì. Vabbè, la mia è questa, appena segreta. Ah, vedi? Ah, la tua è quella. No, prendo la mia. Bene, te la carico. Bene, in diretta su Radio Cigliano, state vedendo, se siete su Facebook e solo lì potete ascoltarci in questo momento perché onda, la radio è chiusa, state osservando, scrutando, quello imperscrutando, bello, mi piace. Cosa quello ci che canta Valeria? I fuori onda di Du Gustis meglio che One. Allora, nel prossimo fuori onda, no, non nel prossimo, quando toccherà uno dei miei pezzi, vi canterò All'alba vincerò. Attenzione, beh, no, questa la pubblichiamo, facciamo su bianco, così ci mettiamo poi ci suoniamo la musica sotto, facciamo l'operazione contraria praticamente. Bene, continuate a darci feedback della trasmissione, continuate a dirci se ci vedete fluidi oggi, perché fatemi vedere, pochi drop frame ci sono, dovremmo risolvere questa situazione tra, ciao, beh, forse Raffaella. A Natale ormai, però nel frattempo ci fa piacere che continuate a seguirci anche se c'è qualche piccolo Io ho le amiche che mi scrivono immagine. Quanto sei figa in diretta, grazie Vale. Vale doppio, quindi. La sfida di oggi: preferite l'essere umano, uomo o donna, che sia tartarugato,
con le maniglie dell'amore o con una bella panzetta di quelle che fanno piacere, che ti danno l'espressione Alessandro, florida della vita. Alessandro, potresti dire per favore come siamo messi? No, non mi piace. Non mi piace la tartaruga. Anche perché da tartaruga c'è... è un attimo, eh? È vicinissimo! È very near! Come siamo messi con la sfida? Per ora le persone preferiscono le maniglie dell'amore, incredibilmente. Vedi? Sì, sì. Vedo che homo de panza, homo de sostanza, proprio. Niente, no. Tutto never covered. Cioè, devo perdere altri 10 kg per essere in linea? No, raga, tu vai bene prego. Così. Già ne ho persi 10, è stato un massacro totale. Ah, questo volevo fare, no, la mano è questa. Aspetta, oh, guardate che bello il logo. È bello, vero? Bellissimo. Guardate che bello quello di Radio Cigliano. Fantastici. Che bei loghi, Ale, solo tu. I loghi così, solo io, solo su Radio Cigliano. E ci abbiamo anche la telecamera, capito? Che cambia. Loghi di Lillo Carpino, mi raccomando. Lillo è un grande grafico. Alessandro? Rivolgetevi a lui se avete bisogno Alessandro, di grafica. Alessandro, cambio anch'io mano. Torniamo in diretta. E io dal letto 26. Dal letto 26, capito? Ale, che gioia. Sono stornellacci romani questi. Ti sento invece... Non ci sei. Mamma mia. Non ci sei. Tu non ci sei dal letto 26. Meno male, possiamo dire. La mia mano sinistra, meglio che non la guardiate, però. La solita grattazio che dicevi prima. Dai, dopo sta canzone, pure i gatti neri si grattano. Gatto tutto, veramente. In diretta su Radio Cigliano, Du Gusti si smeglia che one, speciale Italia, perché sì, siamo Italia, in Italia praticamente. Nessuno speciale del 19 novembre 2016. Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Valeria special Vidali. Guest Valeria Vidali oggi in compagnia nostra e vostra. Ci arrivano i controselfie, ma ne vogliamo di più, ragazzi. Sì, 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 sì. Più controselfie. Valeria, tu incita e ripetici anche come. Aspetta, ripeto. Allora, potete andare su WhatsApp e mandarci il vostro controselfie e, perché no, anche qualche messaggio al 3287948796. Il controselfie di Carl è... come dire, podalico, sì. Podalico, veramente podalico, molto bello. E anche, oh, finalmente Adriano ci ha messo la faccia. Sì. Grande. Bianconi e grazie. Il pirata Alex e il cuffiettaro. Valeria la più bella. Grazie, 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 grazie a tutti quanti. Continuate a mandarci i vostri controselfie e le richieste per il selfie di giornata che produrremo tra poco. Sono le 16:41 e tocca ad Alessandro. Era il 1971 quando questo artista epico, sicuramente un artista che si sentirà tra 50 anni, perché è un artista unico nel suo genere, ha rivoluzionato veramente il modo di fare musica, che è recentemente scomparso, tirava fuori questo capolavoro assoluto. Signori, David Bowie, Life on Mars. Bello, bello, bello. Come sei romantico. Togliete il vino alla Vidali. Mi ho perso, aspetta. Togliete il vino alla Vidali. C'ha le guance che manco Soralella. Perché no? Non è vero. Gabriele. Bravo, Gabriele. No, Gabriele. Pure da là si capisce. Guarda. Sì, vabbè. Lo sai che c'è dentro. Lo sai che c'è dentro, Gabriele. Prima con la siringa. Ha levato la Coca-Cola e ci ha messo dentro il Barolo. Sì. Bene, 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 continuate a mandarci le richieste, mi raccomando, e direi che è ora di produrlo. E produciamolo. Che dite? Produciamolo, produciamolo. Come ci dobbiamo mettere? Vicini, vicini. Allora, aspetta, perché io ho 5 cuscini sotto le chiappe. Lo so, ho le sedie più basse del continente europeo. Mettiti in mezzo, brava. Mettiti in mezzo. Qui la telecamera, ne faccio due. Evviva, l'abbiamo prodotto! Ma che carino, questo è carino. Sì. Questo è carino. Sì. Aspetta, l'altro. Beh, ma pure questo. È che siamo fighi. C'è quale scegliamo? Ci fai scegliere. Scegli, Vale. A me piacciono tutti e due. Devi dirmene uno. Allora, facciamo. No, non fa il contest per il selfie. Sperticati. Sperticati. Questo.
o questo? Questo qua, il primo. Ve lo sto mandando sul WhatsApp della radio. WhatsApp, Valeria. Sì. Numero del WhatsApp. WhatsApp. Allora, aspetta, all'inizio me lo ricordo. 3287948796. Mi raccomando. Grandissima, grandissima. E continuate a condividere i video, eh. Chi è arrivato da poco, Raffaella, Lisa, condividete. E tra l'altro, visto che Valeria qui a Radio Cigliano non era mai venuta, è la prima volta che viene, io voglio tanti cuori adesso a video per Valeria in questo momento, ne voglio veramente una quantità industriale, e voglio anche i complimenti scritti, sperticateli. Ma mi che raccomando. Complimenti? Ma no, ma sentite la musica. Vale, quale carico? Aspetta, quale carico? Da, da. La 4 è... La 3. No, la 3, questa. Sì. Roba seria, ragazzi, adesso state attenti. Questa mi è raccomando. Roba seria veramente. Questa è roba seria, è roba italiana, roba di qualità, roba seria. Quindi, sì. E non la conoscete, sono sicura che non la conoscete, e vi aprirò un mondo. Dai, questa qua poi tra l'altro dovrei dire adesso dove anche reperirla, sì, perché sì, è difficile reperimento. Allora, questo è il selfie, che bello, col telefonino fatto, con la buona... No? No. Con la bella telecamera, copia immagine, quanto manca? 50 secondi, posso cominciare a mandare... I selfie nostri, vogliamo i contro selfie, ragazzi. Vi stanno arrivando i selfie nostri. Se ci riesco, perché non è detto, quanto manca, Ale? Poco. Troppo poco, vero? 33, 32. 31, 30. No, 29, dobbiamo entrare. 28, 27. David Bowie, Life on Mars, selezione di Alessandro, in diretta per voi su Radio Cigliano. Che tra l'altro è pure attuale, perché hai sentito che c'è uno scienziato recentemente, ieri, nel Geo, che ha detto che tra 1000 anni l'uomo sulla Terra non ci sarà più e emigreremo su Marte. Ah, sì? Grazie dei cuori, Quindi, grazie. Life on Mars. E stai a rosicare un po'? Sì, una cifra. Io non puoi capire quanto. Io voglio rosica. Dire una cosa, abbiamo messo pezzi molto seri fino ad ora, interessanti, belli, ma io nella mia scelta, certo, dopo David Bowie questo lo so, ma guardate che regge botta, perché è un pezzo molto bello, è un pezzo di un gruppo nuovo, esordiente, è un pezzo di che secondo me non conosce nessuno fondamentalmente, ecco. E io voglio condividerlo con voi. Il gruppo si chiama Amore Vero e sono un po' gli Elio e le Storie Tese Romani, diciamo, così è roba seria. Tra l'altro, è roba il riferimento seria di questo brano non è semplice, bisogna andare su Flop TV, anche su YouTube si trova, anche qualcosa su YouTube però... scrivete Amore Vero e esatto, poi il titolo che dirai, esatto, e lo trovate, perché anche il video merita, guarda. L'insieme canzone e video è roba forte. Allora, loro sono due belli uomini, possiamo dirlo, sì. E una storia molto complicata nel gruppo, della creazione, insomma, uno si chiama Davide Marti e l'altro Filippo Diletta, e si sono conosciuti in una chiesa valdese, hanno fatto, cioè, un seminario di musica gospel, roba veramente, cioè, profonda. Quindi a questo punto vi lascio ascoltare questa canzone. Poi dopo, però, vi prego, fatemi dei commenti sugli Amore Vero e guardate il video. Tutto bellissimo. Io ho capito che senza te è tutto bruttissimo. Ovviamente canzone ironica, ascoltatela bene. Ascoltatela, perché questa è veramente una chicca scovata da Valeria, Noi non avremmo scovato, era impossibile. No, non l'avremmo mai scovata, veramente eccezionale. Andate a vedere il video. Guardate il video. È figo. Sì. È figo proprio. Bene. Allora, grazie a Fabio. Valeria, te facevi nella serie dei Digimon Sora. Sì. Che ricordo hai, diciamo, di quell'esperienza? È un po' agli antipodi. Non è vero, sono una bravissima Sora. Che ricordo hai di quell'esperienza? Meraviglioso, io mi sono divertita tanto, anche perché comunque non era tantissimo che facevo questo mestiere. E mi sono divertita. Poi a me i cartoni animati piacciono. Che vuoi dire? C'è gente a cui io mi diverto. Siamo a fare due, cartoni animati. Siamo in due. È faticosissimo. Ve lo dico, perché comunque ci facciamo un mazzo non da poco. Quindi fare la Sora è stato faticosissimo per Valeria.
No, è quello che ha detto, io traduco. Sì, è vero, hai tradotto bene, è faticosissimo. E mi sono divertita, poi vabbè, eravamo tanti, ancora al Leggio stavamo in tanti tutti insieme, quindi comunque era bellissimo condividere tutti insieme. E c'era anche Alessio, perché c'era anche Alessio. C'era anche Alessio, veramente. Attenzione, perché è presissimo, non so che cosa. Sto mandando i selfie, dovrei averlo mandato a tutti, mi manca sicuramente Luigi, eccolo qua. Eccoci, arrivano tutti, Arrivano. Ma mandateci i vostri contro selfie. Quelli li stiamo aspettando, Roberto glielo no, Roberto non gliel'ho mandato, eccolo. Allora, ecco, io sono a posto per ora. Continuate, 328-7948-796. Lo vedete anche a video qua, sul serpentone che serpeggia. Snaking the snake. Ti ricordi Snake? Valeria dice, a proposito di Valeria, che te ne pare di Fairy Tale? Ti chiedono. A me mi sono divertita pure su quello. È vero. Ma noi ci divertiamo a fare cartoni animati. Noi ci divertiamo sui cartoni animati. Poi ci sono tanti nostri colleghi che non capiscono, ma ormai sempre meno, perché come stavo dicendo, ormai i quarantenni, trentenni, quarantenni e cinquantenni da adesso ci sono cresciuti con i cartoni animati. Non è come prima che per loro era una cosa. Ti chiede Fabio se gli fai un saluto su bianco con la voce di Sora. Oddio. E te la ricordi? Sì, ma io ero più giovane, ero molto più... sì, lo farò. Lo farà, si sta attrezzando. Allora, ci devo pensare. Noi ci prepariamo perché questo finisce un po' prima. Faccio fila, la posta fila, la mattina non passa quando un lasso. Ci prepariamo, Andate a vedere, vi prego, andate a vedere i video. È roba seria. Faccio la cacca. La cacca. Tu capisci? Beh, un brano divertentissimo questo. Sì, loro sono veramente divertenti. E a questo punto io vi do anche un'anticipazione su questo gruppo. Dilla. Perché a breve uscirà l'ultima canzone che hanno preparato e sta per uscire. Tra fine dicembre e gennaio vedremo l'ultimo video con l'ultima canzone. E tu ne sai qualcosa? E ne so qualcosa, e ma lei ne sa qualcosa. Non anticipiamo perché abbiamo firmato la privacy, no? La riservatezza. Sì. Abbiamo firmato. E noi siamo riservati, Alessandro. Molto, vero? Molto riservati. Tu che cosa Valeria parteciperà al nuovo video. Non è vero. Noi siamo molto riservati. Vabbè. Anche perché lui non ha firmato un cazzo. No. Quindi lo può dire praticamente. E quindi sti cazzi. Essendo avvocato, sa di che cosa parla. Attenzione, è vero. Abbiamo l'avvocato in mezzo. Allora, brano. Tocca a me. Brano del 2000. 8, ma scritto nel 2007 e lo scrisse questo cantante lo scricque quando tornò dal Messico e lo scrisse dopo una battuta sui baffi delle donne, che per una battuta sui baffi delle donne messicane che sono un po' baffute, no? Sì, perché donna baffuta sempre piaciuta. Quindi magari mi ha fatto una battuta di questo tipo e chissà chi ha detto che cosa hai detto. Su quest'onda questo cantante ha voluto scrivere questo pezzo. È un pezzo del 2008, lui è appena uscito il suo ultimo lavoro che sta veramente spopolando su iTunes e su Spotify, ma anche nei negozi proprio fisicamente con i CD. Lui è Tiziano Ferro, grande cantante. Ce lo ascoltiamo in questo pezzo del 2008, appunto, che si chiama Alla mia età, in diretta su Radio Cigliano. Cioè io già mi stava in tristi prima con letto 26, mo mi metti alla mia età. Vabbè, ma ci sono romantico. Io è morto Bischero e abbiamo finito la playlist proprio. Tiro su il morale io, tranquilli. Valeria tira su. Tranquilli. Attenzione. Il morale dice come lei. Lo tira su Valeria, guarda. Sapevo che mi mettevano in mezzo. Lo tiro su io. Sono 30 anni che lo fanno, ma non apposta. È. Ma ah, perché dopo di me ci sei te? Sì. Ah sì? Sì. Ah sì. Eh sì. Lo tira su. Lo tira su. E hai un argano?
perché a volte a potrebbe motore. Essere sì, a motore. Sì, sì, diesel. Sai quelli che fanno un grande rumore. Questo video lo potrete vedere sulla pagina di YouTube di Radio Cigliano e sta lì e non lo tocca nessuno. Ma anche abbiamo chi ci manda il controselfie da Porta di Roma. Fatelo pure te, però mettiti nell'inquadratura. Quindi ci stai in cuffia mentre giri per Porta di Roma. Sì, mito. Grande, sei grandissimo. Questo vedi è. O dove vedi a tuo marito? Mettete in cuffia e vai tranquillo, così ti perdi la caciara che ci sta. Ma lui si sta occupando della bambina, è bravo. E lui. Metti la cuffia pure a lei e state insieme, capito? Fate il discorso cosa... è: lui si sta occupando della bambina o la bambina si sta occupando di lui? Cosa più probabile? Non lo so, secondo me torneranno a casa con un sacco di buste. Vedi? Beh. E tu ti pentirai di essere venuta in radio perché il conto in banca si sarà improvvisamente impoverito. Questo video lo potrete vedere su YouTube, sulla pagina Radio Cigliano di YouTube. Andate, iscrivetevi, lo troverete in HD fra poco tempo, Alessandro, fra poche ore. Sì, il tempo di caricarlo. Il tempo di caricarlo, come diceva Rocco. Lo troverete. Il tempo di caricarlo di Rocco era anche rapido. Sì. Sapeva lo caricava facilmente. Hai presente quei fucili che spari tu, e sì. Già sei pronto a ricaricare? Bravo. A risparare. Lui era così. È roba, ragazzi. Lì... Aspetta, Stefano ci dice: non è una canzone triste alla mia età, è una canzone piena di speranza e consapevolezza. Io ti ringrazio, Stefano. Anche tu stai cercando di tirarmi su, ma quando mi metti alla mia età, purtroppo qua la tristezza cala. Perché ma te cala di default? Sì, sì. Io ormai mi avvicino. Anche se fosse una balla, mi anche avvicino se fosse una mi avvicino ai 50 e nulla proprio. Ormai la tristezza impera proprio. Tra l'altro, sabato prossimo, Alessandro, si festeggia. Eh sì, sabato prossimo sono i miei 49 anni, li festeggerò in diretta su Radio Cigliano. Venite, ai, venite, ai, perché ai. Facciamo una grande festa. Festa qua, ai ai ai, 49. No, niente, dolore. Un male il dito. Sì, sì, sì. E vabbè, torniamo in diretta su Tiziano Ferro. Lo so, pure questo Ferro. Che vuoi da me? Mi ricordo l'imitazione di Checco Zalone che fu storico, no? Io di Ferro o qualcos'altro. Di notte alla mia età. Di notte alla mia età. Sì. Andiamo avanti. Vabbè. Andiamo avanti. Tiziano Ferro alla mia età, selezione di Alessio in diretta su Radio Cigliano. Allora, loro sono una sorta di neri per caso inglesi. È vero. È vero? Aspetta un attimo, Ale, ti posso fermare un secondo? Come no? Siamo al terzo brano compiuto e tu stai lanciando il tuo terzo brano. Sì. Facciamo un riepilogo dei brani che abbiamo passato finora. Oddio, bene. Aiuto, sì, aspetta perché che dopo... devo riprendere la scaletta. Solo perché... quelli che hai passato, quelli ovviamente. Che ho passato. Anche in ordine sparso. Allora, vale. Il primo che ho passato è TTD, Dance Little Sister. Che voglio dire roba. Poi il secondo che ho passato sono i The Proclaimers e il terzo Gli Amore Vero. È vero, con Tutto Bellissimo. Tutto Bellissimo. Alessio in ordine sparso ha passato, l'avete appena sentito, Tiziano Ferro alla mia età, Samuele Bersani N e Xanax e Stefano Rosso Letto 26. Alessandro ha passato T-Pow, Heart and Soul, David Bowie, Life on Mars e come dicevo loro sono i neri per caso inglesi. Sono venuti un po' prima dei neri per caso perché invece di cantare a cazzo come i neri per caso loro cantano bravissimi. A cappella. No, è una battuta. Oh. Dai. Loro cantano a cappella. Questo è sicuramente il loro brano più famoso. Loro si chiamano House Martins e questo pezzo bellissimo che ha avuto un grandissimo successo è Caravan of Love per voi su Radio Cigliano. Allora, volevo dire, vedi Fabio che ne capisce, 49 ma te li porti bene, io te ne davo 40. Bravo Fabio, bravo, Fabio, bravo. Fabio. Sei, da oggi sei il mio Fabio. Ascoltatore preferito, ti proprio mando, in assoluto. Ti mando su WhatsApp il numero di telefono del mio oculista, ok, è bravissimo, si chiama Lo Foco, ok? Ma il cognome più adatto. Beh, se tu pensi che c'è l'avvocato chirurgo, Massimo della Pena e c'è il chirurgo che operò mia moglie, il cesareo di mia moglie, che si chiamava Segatore. Che meraviglia. Roba forte. Quando fai una carriera ed è giusto. È come se io mi chiamassi Alessio Voce. Sì, capito? In effetti, sì. Vabbè, Alessandro, però questo
questa è bella. Il famoso grande saltatore in lungo arabo, da lì a là. Ce ne sono tanti. Dobbiamo trovare il modo di interrompere questo momento, ragazzi. Vi prego, aiutateci con i messaggi, perché poi vanno avanti all'infinito, ve lo dico. Vabbè, io non me ne ricordo manco uno di questi. Come si chiamano? Freddure. Di queste quante te ne pare. Scusate, prima ci siamo distratti e i cuori di Valeria, per Valeria, ci sono passati inosservati. No, per io cortesia, invece l'ho detto a un certo punto. Fate il vostro lavoro, fate il vostro dovere. Mandate i cuori di per Valeria da schermo. Sì, grazie. Sergio, sì. Allora, sì, ragazzi. Sì. Ragazzi, so che avete una scaletta, ma lo concedereste un piccolo premio alla fedeltà del vostro ascoltatore da preferito da Londra se vi viene una cover cantata da me? La passate anche solo un minuto? Sì! Ha deciso! Se riesco a importarla, sì. Ah, l'unico problema è che se riusciamo a importarla, Sergio, se riesco a importarla, come ce la devi mandare? WhatsApp? Mandacela su WhatsApp e io vedo se riesco a importarla. Non è detto che ci riesca, Sergio. Se non ci riesco, la facciamo sabato prossimo, certo. Ovviamente. Allora, perché Fabio, ho bisogno di un po' di preparazione. Fabio, che è sempre più il mio ascoltatore preferito. Sì. Ma io ho fatto la visita lunedì e mi ha detto 10 decimi. Bravo Fabio, tu sei il mio ascoltatore assoluto. Vabbè. Ma qui non mi rispondono però alla nostra sfida. Insomma, la sfida, ricordiamo, rinverdiamo la sfida. Uomo o donna, lo preferite tartarugato con le maniglie dell'amore o con un filo di, con un po' di pancetta? Vedi come ci ascoltano i nostri ascoltatori. Grande. Come ci vedono? Fammela allargare. Ci vedono su un bel monitor in diretta. Quella è una maschera. È una signora maschera. Bellissima. No, fighissima. Questa è una foto da serial killer. Sì, anche sì, c'è. Sì, sì. Ed è quello. Dobbiamo che lei... preoccuparci. Questa è fighissima, questa foto. Sì. Questa è fighissima. Grande Federico. Grandissimo. Torniamo quasi in diretta, ci siamo quasi. Chi ci sta scrivendo qui? No, qui la chat oggi è muta perché siete tutti quanti su Facebook oggi. Che tempo fa dalle vostre parti? Dicecelo, che siamo curiosi. Io sono le solite 4 ore. Queste le recupero verso giovedì, secondo me. Verso giovedì. È andata malissimo. Forse i primi turni della settimana saranno uno sfacelo. Preparatevi tutti quanti. Torniamo in diretta. La canzone di Valeria. Caravan of Love. The House Martins in diretta su Radio Cigliano, un brano a cappella, e giustamente l'ha messo Alessandro. Sì. Chissà com'è. Perché a cappella lo fa Alessio, lui. Questa è la mia quarta, eh? Sì, bellissima, okay, questa è bellissima. Sono un altro gruppo italiano, anche loro conosciuti di più degli Amore Vero, decisamente di più, hanno fatto tantissimi concerti, provengono da Livorno, una cittadina stupenda, se non la conoscete vale la pena. Strano che tu la conosca, È strano, vero? Sì. Non so perché io la conosco. Non ho idea, non lo so. Forse mio marito è nato a Livorno, ma chissà. Un sacco di toscani, vedi, qui in provincia di Pisa piove, ci dice Elisa, qui c'è un tempo di merda, piove a Prato. Ah, vedi, allora voi toscani, quindi sostenete questo gruppo livornese che Pisa e Livorno non erano proprio il massimo. Ma non è più così, dai, quella era roba vecchia, era roba antica, adesso siamo tutti quanti più amici e tutti più, ci vogliamo tutti bene. Allora, il gruppo si chiama Sinfonico Honolulu e loro sono meravigliosi perché sono 10 elementi, di cui 8 ukulele. Quindi vi lascio immaginare. Tra l'altro nei video si vedono tutti con l'ukulele. Ukulele si può dire, radio. Si può dire, sì. Ukulele si può dire. Poi hanno il basso e le percussioni e poi 3 voci. E sono divertenti, soprattutto da vedere in concerto. Io ne ho visti parecchi dei loro concerti e veramente mi hanno fatto ridere, oltre che divertire per la loro musica e per le loro canzoni. Questa è una canzone, Un giorno come altri. E aspetta, quanto c'ho dentro? Zero. È quasi finito. Perché scorre e non te ne rendi conto. L'intro è una cosa, cioè Tiziana c'ha l'incubo dell'intro. L'ansia. C'ha l'incubo, l'ansia. C'ha l'ansia, sta là. Addio. Quando gli facciamo 8, 7, 6, quindi io prende cardiopalma. Povera Tiziana che sta in canna. Non ciao, povera Tiziana. In canna, ma ricca di canna. Sì. E che canna? Sta in canna perché sta in bicicletta, Tiziana. Allora, sono le 17.02. Abbiamo scavallato le 5. Che bella cosa. E siete sempre in diretta in questo momento con i fuori onda di Dugusti si sveglia che one. Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Valeria Vidali. E tu non hai caricato la tua canzone. Vabbè,
ma c'ho ancora 2 minuti e 20, eh. 2 minuti e 20. Anche perché, allora fate, allora, visto che siete così bravi a cagare il cazzo, ecco. Intrattenete. Vabbè. Eccolo subito. Cioè, veramente. Ci vuole pazienza, questo, ragazzi. Tu ti rendi conto, Vale, che io me lo sto caricando oppresso da 40 anni questo. L'hai scelto tu, però, e non ti ho obbligato nessuno. Ma che l'ho scelto io? Mica me lo so cavato nel mazzo. Era in classe mia. La tua, la fortuna della tua vita, proprio. Però tu, Alessio, è cambiata da così a così. A un certo punto, Alessio, potevi tranquillamente far sì che le strade si separassero. E invece me lo so ingollato, come dico io. Come l'hai fatto? L'hai ingolato? Ingollata. Attenzione che delle due consonanti possono cambiare il senso di una frase. Lo so, è cambio vocale, come era sulla settimana enigmistica, vi ricordate? Fabio, a Roma cambio è brutto vocale. Tempo, ha piovuto oggi parecchio, brutto tempo. Uggioso. Allora, io dovevo prendere delle piccole informazioni. Mi raccomando, lui piglia piccole informazioni, non grandi informazioni, piccole. Sì, però se scrivo male... È ancora fermo a Tiziano Ferro, quindi deve andare avanti, ma ancora non sa bene come fare. Dai, Alessio, ce la puoi fare? Non c'è, quindi... Non c'è, e quindi non prende informazioni, Alessio. Non va Vabbè, avanti. Però così io posso... Così posso... Qualche cosa la posso scoprire. Sì, qualcosa la posso scoprire. Sì. Grandissimo. Alessandro, però, voglio dire, ti sei ammutolito, sì. Cosa ti succede? No, sto leggendo, dice Fabio, che dice invece è bello. Siete amici inseparabili, che bello trovarla un'amicizia così. Sì. Vabbè, sì. Con i pro e i contro, sì, perché bello. Ci sono anche quelli. Che bello, guarda, proprio. No, vabbè, io ogni giorno di mattina mi sveglio e dico che culo. Vabbè, ma non è carina questa cosa, se posso essere. Simonetta, ciao Simonetta. Dobbiamo tornare in diretta. Presto. Mancano 10 secondi. Sinfonico Honolulu, un giorno come gli altri, selezione di Valeria in diretta su Radio Cigliano. Molto molto carina questa canzone, veramente orecchiabile. Sì, e poi mettono allegria, loro sono allegri, mettono gioia di vivere, come la canzone che hai messo tu poco fa, no? Sì, Alessio, letto uguale. 26. Vabbè, ognuno c'ha il suo mood. Oggi sei triste. Oggi sono riflessivo. Sto ragionando il cosmo. Oddio. che ci copre, Alessandro, che ci avvolge, no? Il cosmo che ci avvolge, perché vanno via? Il cosmo ci avvolge, è una cosa, mi sento solo in questo freddo cosmo, solissimo, sono solo da morire. Ho avuto un insight, improvvisamente ho voglia di mettere i Duran Duran. Però non li ho scalettati, mannaggia. In diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 17.05, siete all'ascolto di Du Gusti si smeglia che One, una trasmissione di sfide musicali di gusti e di tendenze con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Valeria Vidali. Vi abbiamo fatto tornare il buon umore, Madonna mia che risata, hai capito? Tiziana queste cose non le fa. No! Tiziana c'aveva a due coglioni di terremoti, cazzo, di lavamenti. La freatica. Sì. Com'è freatica? I ciclo genitori, Tiziana, che cazzo. Ma non è vero, perché Tiziana è molto simpatica e ironica. Hai capito? Ironica. Ironica. È molto ironica. Allora, non ho trovato un cazzo di questa canzone e quindi ve la ciucciate esattamente come la conosco io. È però una bella canzone, lei è una grande, solida artista. C'è stato un momento l'anno scorso che ha vinto tutto, cioè se avevi fatto una canzone nel 2015 potevi buttarla, perché tanto inutile. Vinceva lei qualunque cosa col suo ultimo LP. Questo è tratto dal penultimo LP che ha tirato fuori, che ha pubblicato, e ce l'andiamo a sentire in diretta su Radio Cigliano. Lei, a me piace chiamarla Adele, mi sembra Adele. Un'amica Adele. Però è Adele, e questa è One and Only su Radio Cigliano. Sergio ci ha mandato il WhatsApp col brano. Sì, l'ho visto. Guarda un po', vediamo se riesco a fare qualcosa, Aspetta, vediamo. Ora ci industriamo. Vediamo se riesco, perché qua io dovrei da qui facendo di là. Sì, capito, che non è proprio facilissimo. Ma micio bau bau. Non è proprio una passeggiatina. Ci va? Ci va, non ci va. Non ci va. No. Non se lo, faccio non lo prende. Così forse te lo apre, faccio basta. Così, però forse lo doveva scaricare. Ecco. E quindi io potrei niente, lo devo scaricare, non so come. Aspetta, salva con nome.
trasmetti c'era pure. Mi scrivi, vabbè, per ora lo importiamo così, eh. Dove lo sta salvando? No, no, sul desktop. No, lo sì. No, devo salvarlo nella cartella musica, perché è da quella che ah, importo. Ah, che prendi poi. Sì. Lo salviamo qui. Bene, stiamo facendo un po' di cose tecniche sì, nel frattempo. Sì, sì, stiamo cercando di esaudire importare un desiderio. Il brano di Sergio. Che non è proprio facilissimo, non è manco normalizzato. Passa proprio. Non lo passa, non me lo passa sopra, perché importare i brani in questo programma è una cosa delicata, sì. Cioè, voglio, cioè non è una cosa che puoi fare al volo in questa maniera. E... se mi dai una mail ti invio il file come allegato. No, ma non entra proprio non perché è, devo lavorarlo. Dobbiamo, va prima lavorato e filtrato attraverso un programma di normalizzazione che abbiamo noi e dopodiché ti consente di scaricarlo. Quindi all'interno una cosa che in diretta della... non riesco lo possiamo a fare, fare guarda Sergio, volentieri sabato prossimo. Molto molto volentieri se non riusciamo oggi. A questo punto mi mandi anche su WhatsApp il titolo, perché qua non l'abbiamo scaricato e quindi non sappiamo che titolo è. Tu metti questa, questa la dedichiamo a un nostro amico infortunato. Sì. Chi è? Coglione. Chi è? Guarda il titolo e lo capisci. Il serpe. Serpe, bello. Bene, bene. Coglione. Oh, senti che bella canzone allegra. Sì, sì, no, ma oggi proprio stai... Oh, meno male che la mia ultima è Gagliarda e Faracè. Sì, veramente è morto Bischero. T'ho detto, metti quella, Maramà, Maramao perché sei morto. Scusa, ma tu ti ricordi com'erano le canzoni anni 40 e anni 60? La morte nel cuore. Ho capito, siamo nel 2016. Un'altra, vabbè, un'altra però, triste, la ricordi? Si chiama così la canzone. Non l'ho letto. Non l'ho letto. L'hai letto? No. Ho capito. Ah se c'è sapra e que, tu mi metti cioè proprio veramente cioè io sto provando a giornata dell'allegria de oggi proprio Io ci sto a provare a tirare su sta trasmissione ma mi cadono Lei prova a tirare su però Alessandro mi cadono giù. Tu che sei vicino non ci riesci. Non tira su. Per l'età purtroppo lo so. Lo so, sono cose la loro succede. Età, no la mia, sono come loro dicevo che... Alessio, noto meglio come sangue blu, tu lo sangue sai, blu, no? Sì. Per tutto il Viagra che si è preso, non perché, no, no, non perché sia nobile, no. Mamma mia, ma come siete caustici, come siete caustici? No, sei tu che oggi sei disastroso. Io, no? Sì, ah, sì, sto sì, mettendo sì. Adele, mica cazzi, questa ti metti là, un giorno che potevi sei mette... triste. C'erano sette fili di canapa, cioè, quelle... sai quelle proprio... Questa ti metti un giorno che sei triste, ecco, ti metti sull'orlo di un burrone, ecco, e con le tue capito? E con le tue cuffiette senti questa canzone, quando apre decidi se buttarti giù o no. Sì, okay. Sì, bene, e bene. Io ricorderò il numero WhatsApp. Grande. Che è 328-7948 796. Mi ha doppiato, avete visto? L'altro giorno, l'altra puntata scorsa abbiamo parlato lui che doppiava me. Mi ero nascosto dietro il microfono così, così no? Io dicevo e lui mi doppiava. Sto bene però con la voce di Alessandro, secondo Valeria, me. Valeria, usa i tuoi poteri di digi prescelta dell'amore. Sì, è vero. Tu ti rendi conto quanti anni fa l'abbiamo fatto? Sinceramente non mi ricordo quanti, ma sono veramente se vuoi tanti. Te lo dico. No, non lo dire, no, non lo diciamo. Lasciamo perdere perché... Dalla no. Dire, dai. Allora... ci sta mandando Luigi il salame femminile. Luigi che sta lavorando in questo momento. Buon lavoro. Grazie, buono il salame felino. Il salame è felino è buonissimo. È buonissimo, veramente. Questo è per Alessandro. Sì. Ha mandato il salame micio micio. Ci vuole pazienza tanto. Tu pensa che io lo vedo due volte a settimana questo, quattro ore a settimana di diretta. E ribadisco, l'hai scelto tu. E me lo so pure chiamato, l'ho chiamato lui quando sempre volevo... attenti alle consonanti, perché sostituire una M con una V potrebbe creare delle incomprensioni. Lo so, è e facile. Io a questo punto vi lascio da soli. È però, chiaro. Perché... torniamo in diretta. One and Only in diretta per voi su Radio Cigliano, una selezione di cuore. Sapete da parte che esiste di Alessio. Un reato di istigazione al suicidio? No, no, è un reato vero. Esiste,
oggi Alessio è borderline, cioè veramente borderline. Vabbè, ci arrivano dei controselfi meravigliosi, ragazzi. Qui siete c'è chi splendidi. Si sta comprando un televisore da poco. Due spicci. Due spicci, un televisore 4K. Tu ce l'hai il 4K? Due ce n'ho 4K. Ce n'ha due 4K. Quello in salone e quello in sala hobby. Tutte stasera due 4K. Faccio l'ordine su Amazon. No, non è possibile questa io cosa. Io ce l'ho da 18K. Ma tu ce l'hai grosso? Cosa? Io me ne vado. Mi alzo di nuovo e me ne vado. Sì, ce l'hai grosso e curvo. Uno curvo e uno dritto. Si dice piatto, schermo piatto. Scusa, piatto. Però si diceva piatto pare una sogliola. Cioè, questa va col T9. Come dire, ho il T9 nel telefono. Uguale, dai. Piatto si diceva 10 anni fa. No. Adesso si dice dritto e curvo. Scusate, lo antica. Preferisci dritto o curvo? Curvo lo vedi da più angolazioni. O barzo. No, scusa. Capito? No, se ne ero confuso un attimo. Curvo lo vedi da più angolazioni, no? Poi lo vedi se sei storta lo vedi dritto, se sei dritta lo vedi storto, capito? Tutto là è questione di prospettiva. È sempre una questione di prospettiva. Diciamo che ho gli occhiali da vista. È così. Quelli che chiudo ingrandiscono? Così. Non lo so, io ho gli occhiali da vista. Non depone a favore di tuo marito. No, io sto parlando di voi. Andiamo avanti. Sto parlando di voi, ragazzi, per questo che li ho portati. Nel 1987 questa artista piccolo. Britannica faceva produceva un LP veramente meraviglioso da cui sono stati tirati fuori vari pezzi. Io ne ho scelto uno, ma ne sceglierò anche altri perché il lavoro è veramente bello. Lei è Susan Vega. Avevo tirato fuori anche Tom's Diner, che è un'altra sua canzone tirato fuori. No, è vero. Attenzione. È vero. Avevo estrapolato Tom's Diner. Ma poi ho deciso di mettere quest'altra canzone su Radio Ciliano. Lei è Susan Vega e quella che ci stiamo sentendo in sottofondo tutta per voi si chiama Luca. Quindi praticamente se tirare fuori ed estrapolare sono sinonimi, mentre stai a letto te lo estrapolo. Oppure lei passa qualunque voglia. Sì, no, ragazzi, no, lei tesoro, lo estrapoli per favore. Aspetta, amore, lo estrapoli per favore. No, ma manco col crick. No, ma c'erano, ti ricordi c'era su Facebook, giravano metodi anticoncezionali, preservativo 95,8%, spirale 90%, se io avrei 100%. Sì, sono d'accordo, pienamente è arrivato, d'accordo. Oggi ho detto a Adriano che si doveva sperticare con i selfie, si è lanciato. Sono arrivati i selfie di Adriano. Ciao, ricordate Radio Ricordi, scusate l'allitterazione, ma è così che si deve dire. Radio Ricordi su Spreaker, radio di Adriano, trasmette praticamente tutte le sere. Yes. Manda dei bellissimi brani. Radio Ricordi su Spreaker, andatela a cercare, trovate il lancio di Radio Ricordi sulla pagina di Adriano Bauman di Spreaker. Bauman con due N finali, quindi... E non gioca nel Bayern Monaco. No, non gioca nel Bayern Monaco, assolutamente no. Diventate amici di Adriano e sentirete in alternativa a Radio Ciliano anche Radio Ricordi. C'è l'ultimo brano di Valeria. Mio. E tiriamo un po' sul morale. Sì. Dai. Qua si tira proprio su, Alessandro. E se non lo tira il su il morale, questo... basta, ragazzi. Per favore, composti, tranquilli. C'ho due minuti, posso prendere. Volete altro da bere? No. Niente, siete a posto? Ok, allora io posso. Continuate a essere amici di tutti. Sì, amici del mondo. Valeria continua a cercare di tirarlo su. No, ormai mi sono arresa, tanto è inutile. Non c'è possibilità di tirarlo su. Sono io che su. Purtroppo ormai perdo conto. Una volta ci riuscivo, una volta. Un tempo, anni fa, parliamo di secoli anche. Secoli, sì. Bene, comunque ora, a parte queste simpatiche burlonate che facciamo con questi due ceffi. Quali burlonate? È tutto vero. In vino veritas. Sì. E in Coca Zero? Pure. Coca Zerum. La Coca Zerum. Allora, io ricordo il WhatsApp che è 328-7948-796. Andate o su Facebook, su Radio Ciliano, vedete il link della trasmissione. È arrivato un controselfie. Fabio e Raul. Bello! Grandi, vediamolo meglio. Grandissimi. Bello Fabio, bellissimo. Manda il nostro selfie. Ci piace molto, non te l'ho ancora mandato. No, arriva il selfie di giornata, l'abbiamo prodotto pochi minuti fa. Eccolo qua, questo è il selfie di giornata. Queste belle faccine vi
arrivano queste belle faccine. Ci piacciono molto. 50 secondi, da chi tocca dopo a te, messo il pezzo, siamo a posto. Sì, siamo a posto. A bene, livello bene. Di scaletta ci siamo. Tu hai cominciato, quindi è l'ultimo tuo questo. Anche perché a Valeria un po' la scaletta gli serve. No, ho 5 cuscini sotto le chiappe, ve lo dico, perché sennò ero sotto il tavolo. Vabbè, ma questo è per Ikea. No, ma Valeria, no. Valeria è alta, due formiche a cavaceccio, ma è alta, cioè. Torniamo in diretta, restate con noi. E voglio essere vicino al nostro amico Luca a Milano, che è caduto da fermo col motorino e da coglione, fatto... diciamo anche da coglione. E si è fatto una delle fratture con i legamenti più brutte del mondo, la caviglia, sì, una roba pazzesca. Povero Luca. Lo salutiamo perché mi è stato detto da un caro amico che viene coadiuvato da tante persone, lo aiutano, e quindi siamo contenti di questa cosa. No, lo aiutano a rimanere nell'ospedale, perché non lo rimangono a casa. Certo, lì lo aiutano a rimanere là dentro. Grande. Vabbè, Luca. Luca invece l'aveva cantata Susan Vega, yes, in diretta su Radio Cigliano. Dice Fabio Pessi, dice come da fermo, sì, no, poi te lo spieghiamo, un incidente assurdo proprio. Solo lui c'è riuscito al mondo. Lo so. Allora, io prima, mentre stavamo nei fuori onda, stavo dicendo che per arrivare al microfono ho ben 5 cuscini sotto. Ora io, guarda, io non le voglio fare le battute, io cerco, ma veramente non le voglio fare. Per arrivare al microfono, Valeria ha 5 cuscini. Sì, ma poi canti? Poi al microfono? Per arrivare... Per arrivare al onda, microfono, dai. Anche in ginocchio. Vabbè, andiamo avanti. Dai, in ginocchio da te. In ginocchio. Cantava Gianni Morandi, che nessuno l'ha capita quella canzone. Allora, vabbè, loro sono tristi oggi. Io invece sono allegra. E quindi la mia ultima canzone è una botta di energia. Inno all'allegria. Sì. Eh sì. Se ce la dici, la dico, perché non c'è intro, ma... quindi devi andare a zero intro questa. A 0-1 di intro. 0-1, sì. Allora, vabbè, iniziamo. Come il yogurt che sto mangiando io in questo periodo. Allora, va bene, allora la canzone è felice. Come si dice felice in inglese? Happy. E quindi Pharrell Williams con Happy. È grande, Vale. E qua si balla, adesso... Chi non balla peste lo colga. La Madonna, ragazzi. Esagero, è troppo. Sì, dai, è troppo. Vabbè, chi non balla prenderà la pioggia. Vabbè. Dai, questo sì. Niente, se prendi oggi è catastrofico adesso. Prende l'epatite B. Vabbè, non dico più niente. Un bel abbraccio, un bel bacio. No, chi non balla, no, vabbè, scusa. Dai, magari c'è altro da fare. Vedi, abbiamo qua... Eccolo, il nostro sexy boys. Però... già l'inquadratura che... Questo è il ballo del pacco, Ale, abbi pazienza. È il ballo del qua qua. È il ballo del pacco, te prego. No. Ma se c'è il pacco, perché non mostrarlo? Però la sorpresa può anche essere brutta, attenzione. Quindi... il pacco. Alessio, prova qui. Dropbox, qua e là, su e giù. No, non è quello. Il brano l'ho importato nel computer regolarmente. Non lo posso importare nel programma che gestisce la messa in onda, perché devo chiudere il programma e quindi uscire dall'onda, e non lo posso fare, e riaprirlo in un'altra modalità. Purtroppo non si può fare. Monica Brandi. No. Sì. Oddio. Monica, vabbè. Ciao! Grazie di essere con noi dall'Inghilterra. Monica Brandi! Roba di anni e anni. Roba di anni e anni, veramente. Dopo lei tocca a me. E io ce n'ho solo uno. Oh, vedi, adesso guardate non come... Non mettete la cosa triste, guardate, te prego. Guardate come ballate. Vabbè, dai. Niente, raga. Ci ho provato in tutti i modi oggi. Cioè, la playlist del suicidio, cioè, una cosa veramente... Ma no, è bella. Vabbè, Alessà, tocca chiamarlo prima. Sì, no, ma devi dire... Ma cioè, la settimana prossima voglio sapere la playlist prima, perché vengo io con queste playlist. Te le boccia, te la fai da solo. Vabbè, devi mettere Happy, devo mettere... Come si chiamava quello coreano? Devo mettere Gangnam Style. Vabbè, c'è differenza tra Happy e Gangnam Style. Fabio rinverdisce una sfida che abbiamo fatto qualche puntata fa. E dice: Valeria, la tecnologia a 5, perché avevamo fatto una sfida. Come spendere, cioè per cosa spendere i vostri soldi? Alessia aveva detto per tecnologia. Tiziana per viaggi e io per il buon cibo di qualità. Tu quale delle tre? Io cibo. Andiamo. Io adoro cucinare, adoro mangiare, adoro andare al mercato a fare la spesa, perché
c'è il contatto, c'è il contatto con il venditore, con il negoziante, vedi le cose e ti scegli il pesce. Quindi tu non sei per e io le battute non le voglio fare. E io le battute cerco di non farle in tutti i modi. Ma Valeria si sceglie il pesce. Lei va là e dice voglio quello. Quel pesce lì lo indica. Perché lo vedo fresco. Sì. Hai capito? Duro, però sembra fresco. Però sembra fresco. Però ci fa il guazzetto poi. Dai, siamo arrivati, ragazzi. Oh, Alessio, cosa hai messo dentro le nostre bibite? Io niente, guarda, siete così proprio di default. Di default. Sì. Attenzione, anch'io indico. Alberto. Chi c'è? Alberto! Sì. No, no, sì. Adesso ti facciamo un riepilogo, Alberto. Alberto, adesso facciamo il riepilogo, ma certo devi votare me. No, 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 la mia Alberto è proprio superiore. Che cazzo vuol dire? Alberto, no. Torniamo in diretta. Happy! Siete felici? Sì! Siete felici? Io lo chiedo sempre perché essere felici per dare felicità agli altri. E questa quello cosa che non sei questa tu oggi, Alessio. Io do felicità. Oggi do riflessione. Do degli spunti di riflessione, ok? Che possono portare alla felicità. Certo. Perché dici, mazza, come stanno peggio di me questi. Ok, stanza d'ospedale 26, porta letto 26, letto 26, capito? Sì. Non è male, bene, sì, a me piace molto. In diretta su Radio Cigliano, fra 3, 2, 1, sono le 17:24. Perché ho aspettato così dove tanto? Gioco? Non si sa, come se fosse mezzanotte. Praticamente 17:24, 19 novembre 2016, in diretta a questa sfida musicale di gusti e di tendenze con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e grande, grandissima guest star di oggi, Valeria Vidali. Faccio anche il salutino scemo. Fa anche il salutino scemo. Lo potete vedere su Facebook. Dopo qui... però ci farà il saluto intelligente. Attenzione, sì, sì, perché... Sa fare anche quello. Sa fare grande attrice. Vi ricordate? Aspettate, chi era? Pozzetto, sono fotogenico. Sì. Quando gli dicevano faccia una faccia triste. Faccia una faccia allegra. Faccia una faccia contrita. E la faceva tutta uguale. Sì, era meraviglioso. Vabbè, ma quella è roba grossa. Grandissima, quella è veramente roba grossa. Sì, sì. E siamo all'ultimo giro. Valeria ha messo la sua ultima canzone, ultimo pezzo anche per me, per farvi riflettere. Aspetta, per darvi... che Alberto ci chiede, si è collegato poco fa, la sfida di tendenza. Ripetila. Ah, sì, la ripeto: uomo o donna, indifferente, preferite tartaruga, maniglie dell'amore o panzetta? Aspetta, questa è la sfida di oggi. Dobbiamo dire che maniglie dell'amore è la mia. È di Valeria, tartaruga è quella di Alessandro, panzetta è quella di adesso. Gioco chissà forza. Perché è così, andando a non metterci il dito nella piaga, porca miseria, questo allarga le ferite in una maniera proprio, pazzesca, ah, proprio tutto. Sadico, sadi sadico. Sadico, sadico, vai con l'allegria. Vado con l'allegria. Io vi voglio far riflettere con un brano di un gruppo salentino. Mi piace molto metterlo in quest'ultimo periodo, devo dire la verità. Sì. L'ho messo parecchio e questo è un pezzo del 2005. Andiamocelo a sentire su Radio Cigliano, è il mio pezzo di chiusura. Sentite come inizia riflessivo, come potete riflettere su tante cose durante questo pezzo. In Negramaro, Negramaro in diretta su Radio Cigliano con Nella mia stanza. Sì, vabbè, dai, però così. Prego, però, Fabio ti chiede, Valeria, hai mai conosciuto qualche personaggio che hai doppiato? Qualche attore che hai doppiato? Sì, immagino, ovviamente. Sì. Mi sa di no. 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 Ma non è semplice, sono stata vicinissima a Naya Rivera perché mi avevano invitato al Giffoni Film Festival quando c'era Naya come ospite, ma non ho potuto partecipare, quindi niente, non l'ho conosciuta. E vabbè, ma ripeto, non è semplice conoscere, no, no, anche no. Perché fondamentalmente a loro non gliene può fregare di meno di conoscerci. Veramente. Eh sì, bisogna essere sinceri, e quando è vero è vero. È gira così, voce che un nostro collega negli anni 80 si presentò a una premiere italiana dove c'era un grande attore con un registratorino e gli fece sentire, tra l'altro, che te presenti con il registratore. Vabbè. No. E gli fece sentire che era la sua voce. Beh, sono ma cose sai, che capitano. Ce ne sono tanti nel nostro mestiere, non è che ma pure nel mio, pure nel mio. Che pazzi ci sono? Poi guarda, quanti ne vuoi proprio. Purtroppo quando la gente, spesso capita che per due o tre avvocati disonesti poi ne fasciano tutta l'erba un fascio. Certo. No? Quindi... Tra l'altro capita nel tuo ambiente che ci si presenti col titolo prima e col nome dopo?
quasi sempre, cioè, cioè è messo in risalto avvocato, professor, sì, sì. Per esempio, allora faccio un esempio. Io sono cassazionista, no, da un po' di anni, e la cosa bella è che io nella carta intestata non ce l'ho il patrocinante in Cassazione. Vedi quelli che ho scritto avvocato patrocinante in Cassazione Time New Roman 39 e poi sotto il nome, cioè, ma che cazzo, piccolo piccolo, sì, piccolo. È un po' come Castellammare di Stabia, no? È vero, io è vero. Purtroppo la vanzetta, Alessio, ti capisco, che fa lavoro, pure io faccio un lavoro sedentario, perché siete pigri, che in inglese si dice piger. Che fa scopa con la tua canzone, vaffanculo piger. Lazy, ah, si dice lazy, lazy, è vero. Lazy. Alessio è un grande con le lingue, come le dice lui. Ah, guarda, sono un linguista nato. D'altronde noi facciamo un lavoro di bocca. Eh sì, ma anche lui, eh? Anche lui. Anche lui lavora. Lui prima studia e poi gli dà di bocca. È vero. Capito? Un po' meno di voi. Beh, ma mica tanto. Perché se tu non parli, scrivo. Ma il tuo cliente perde. Non te pagano, ma pure noi, eh? Non ci pagano, è vero? Esatto. È vero. C'è chi invece è muto come un pesce. E fa lavori più duri. Sì. Sì. Dai, oggi è andata così, ragazzi, abbiate pazienza. Oggi non ci possiamo fare nulla. Oggi è così, stranamente. Torniamo in diretta. La distanza. Sente la distanza. Tu senti la distanza, Ale? Non mi stavo riposando, se mi disturbi. Che strano, ti afflosci sul palo? Allora, ridiamo. Allora, visto che ora si vota, dopo la sfida di tendenze, si voterà la sfida musicale. Facciamo un breve riepilogo dei pezzi che abbiamo passato. Inizia Valeria. Allora, il mio primo pezzo è stato Terence Trent D'Arby. Il mio secondo pezzo è Il titolo anche, certo, Dance Little Sister. Poi il secondo, The Proclaimers, 500 miles. Niente, io gli voglio cambiare i metri. Voglio cambiare i metri. Sentite 500, poi, no? Che cazzo? 500 miles, però. Poi il terzo, attenzione, il terzo, no, non c'è qui. Dov'è il terzo? Ah, cavolo, ragazzi, Gli Amore Vero, con Tutto Bellissimo. Il quarto, Sinfonico Honolulu, Un Giorno Come Altri. E il quinto, quello più gaiardo, che doveva tirare su la situazione, ma non c'è riuscito granché. Pharrell Williams con Happy. Alessio ha passato in ordine sparso Tiziano Ferro, Alla Mia Età, Adele, One and Only, Samuele Bersani, NX Anax, Negramaro, Nella Mia Stanza, Stefano Rosso, Letto 26. Sì, ammazziamo se tu. Alessandro ha passato T-Pow, Heart and Soul, David Bowie, Life on Mars, The House Martins, Caravan of Love, Susan Vega, Luca. E questa che sto per passare. Dunque, sapete chi ha Sky, perlomeno, che hanno creato il canale Rocky. Tu stai là tutto fisso, il giorno. È proprio messo di default. Cioè, cambia, il canale dove stanno facendo tutti i film di Rocky, che fino a 95 anni combatteva e batteva quelli di 12 anni. Detto questo, la colonna sonora di Rocky è storica e tutto, e hanno fatto delle canzoni per ogni Rocky che hanno avuto grandissimo successo. Io ho scelto quella forse più rappresentativa, che sì, è nella colonna sonora di Rocky 3. Loro sono i Survivor, e questa qui, che è imbarazzante, lui che corre in macchina, che dà la carica, è Eye of the Tiger, per voi su Radio Cigliano. Ma hai sbagliato l'intro, Dalla me l'ha presa male lui. No, perché io l'ho presa sul... Guarda tua moglie che capisce di musica. Laura, t'ho messo tutta una cosa sensuale, amorosa, niente. Sei triste, Ale, oggi sei triste. Allora, votiamo le sfide musicali. Voti sulle sfide musicali. Alberto, voti sulle... Vabbè, Alberto voterà me sicuramente, non ho dubbi. Ragazzi, vediamo che dice. Prego. NX Anax è un pezzo da fuori classe. Vabbè, va, dai, veramente. Alessandro, non sei mai un avvocato. Da Alessandro fuori piano, un po' di scuola. Ma adesso ti raccontare qualcosa con questa playlist. Si vuole suicidare. Alberto, l'hai sentita la mia playlist? David Bowie, Life on Mars, Susan Vega, Eye of the Tiger, cioè House Martin. Ma io Stefano Rosso, quando mai l'avete sentito? Ringraziando Dio. Io pure ho messo
per soggetti Alessandro che non avete mai vince, sentito. Basta questa per battere tutte le altre. No, ragazzi, votate la mia, vi prego. Beh, lo so, Alessio chi lo sta votando? Nessuno. Sarà perché sei triste oggi? Sì. Voti, voti sulle playlist al volo, velocissimi. E siamo vicini mancano alla chiusura. Mancano due minuti, eh? Due, tre minuti alla chiusura, stiamo lì, manca pochissimo. Oggi veramente abbiamo viaggiato velocemente. Oggi siamo andati rapidi, sono le 17.32, siamo in chiusura. È un bel sabato pomeriggio uggioso. Uggioso. E Alessio lo rende ancora più uggioso invece che dargli una botta di allegria. Però Stefano Rosso, Stefano Rosso, dei Remo e Romolo. Prima poi formazione Remo poi? E Romolo, prima poi Remo dopo e... Stefano Rosso, grande cantautore romano. No, per carità, ma nessuno mette in dubbio che sia, che non sia grande. Il problema è che è triste. Cioè, vabbè, Alessio, ho capito. Pazienza. Mica tutti quanti scrivono Piripillo e Piripallo. Ma una via di mezzo. La via di mezzo, via sempre de mezzo, le vie di mezzo, dai. Sempre quel grigio, no? Invece uno prende una posizione e la porta avanti e fa una playlist ragionata. Vabbè, io vi ricordo il numero di Skype, di WhatsApp, scusate, 328-7948-796. Ultimi secondi proprio per mandarci la richiesta del selfie. Contro selfie e la richiesta del selfie, se la volete, se volete queste belle faccine sul vostro telefono. Anche perché è carino oggi il selfie, Alessandro ha dato il meglio divertente di sé oggi. Ci è piaciuto molto, ci è piaciuto moltissimo. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano martedì alle 22, bravo, 4 p.m. ora di New York. D'Ugusti si sveglia che One speciale New York, io e Alessandro oltreoceano con la nostra sfida a singolar tenzone con pezzi un po' più ricercati, diciamo. Yes. Oh, dobbiamo ricordare che devono votare anche per Maniglie dell'amore. Sì. Adesso lo ricordiamo. Giovedì alle 21, una bella puntata di Dopo Cena con, non vi svelo ancora niente, ve lo dirò martedì durante tua moglie ci ha mandato il selfie. Ah, vedi? Scendi, Laura, cioè. E non è arrivato. Non è arrivato il selfie. Non so perché. Quindi restate con noi giovedì alle 21, bella puntata con due ospiti eccezionali. Sabato si festeggiano i 49 anni di Alessandro. A D'Ugusti si sveglia che One, qui dallo studio di Roma. Faremo anche una tortina, forse. Chi lo sì, sa? Sì, faremo anche una tortina. Una tortina alla marijuana. Sì, da in faccia. Esatto. Quindi restate con noi e ricordate il live rotation sempre attivo con le repliche a mezzogiorno alle 4 dei D'Ugustis dell'altra stagione e tanta musica senza pubblicità, come ci piace a noi, come ci piace veramente fare la radio. Torniamo in diretta. L'occhio della tigre. Wow, ragazzi, che carica. Com'è che l'occhio della tigre? L'occhio della tigre, quello nacque questa cosa dopo questa canzone, la riprese Julio Velasco, il CT della Nazionale di pallavolo, che in una famosissima intervista che ha fatto epoca, anzi no, non era un'intervista, era un sai quando a bordo campo parlano con gli atleti che mettono i microfoni, sì, e lì disse: "Vi voglio vedere con gli occhi della tigre". Fu dette la carica e vi adesso vinse. Ragazzi, Alessandro vi farà vedere in camera qual è l'occhio della tigre. Qual è? Guarda. Quella sotto o quella sopra? Quella sotto. Guardate che roba, eh? È roba micio. Questo è più un miciotto, diciamo la verità. E sei coccolone, Ale. Vale, ti continuano a chiedere il saluto con la voce di Sora. Oddio. Allora, tu te la ricordi? Super vagamente, giù. Ti metto il bianco. Aspetta. Dimmi tu. Che cosa dico? Come si chiama? Aspetta, che così lo saluto. Si chiama Fabio. Attenzione, 3, 2, 1. Ciao Fabio, sono Sara. Mi raccomando, continua a seguirci su Radio Cigliano. Ora, noi sembriamo cretini, cioè voi vi rendete conto che noi sembriamo tre deficienti del più dei 40 anni? Sembriamo. Siamo qua di pomeriggio, di sabato, a fare delle cose. È arrivato un altro selfie. Chi è? Il nome ci sta. No, non sta bene. Tua moglie non sta bene. E ti mandiamo il nostro. Bello. Certo che se vince mia moglie la devo invitare. Sì. Fa molta strada, eh. Sì. Sarà lungo il cammino. Diciamo Laura, che è decontestualizzata. Tua moglie non sta bene. No, è vero. Se no non stava con lui, ragazzi. Sì, ma di che stiamo a parlare? Dai. Signore e signori, prossimi appuntamenti li abbiamo dati nei fuori onda. Vi ricordo soltanto giovedì prossimo alle 21 venite qui con noi perché ci sarà una bella puntata ricca, carica, veramente molto carica di Dopo Cena con due ospiti. Venite, tutti gli altri
appuntamenti li conoscete. Io devo fare prima di tutto una domanda a Valeria. C'è un grazie con grazie 5.000 te, e da parte di Fabio. Vale, com'è sta situazione? Ah, io mi diverto come una cretina. Voglio dire, mi sento come a casa. È vero? Per me è proprio... è una figata. Sì, sì, quindi sì. Valeria torna. Volentieri, se mi volete, sì. Ma ti vogliamo, basta dirlo, quando sì, vuoi sì, 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 e volentieri. Torna. Grande guest star stasera a Dugusti, si smeglia che one, Valeria Vidali, la ringraziamo per la... Aspetta, diamo conto della sfida. Tutte le sfide, sì, vai sì, Ale. Dai, ragazzi, allora, per quanto vincere. Riguarda la sfida di gusti e di tendenze, ha vinto a mani basse le maniglie dell'amore. Sì, brava. Per cui abbiamo scoperto che l'italiano medio ama di più l'uomo o donna con la maniglietta dell'amore. Si vede che ha una sua utilità, Alessandro. Sì, sicuramente. Ora non sì. spieghiamo quale in diretta. La tartaruga invece non serve a nulla. Mentre la sfida, la sfida della playlist, va, manco a dirlo. Com'è andata? No. Vabbè. Ha vinto Alessandro. Vabbè. Lo diciamo anche per chi sta in radio e che non ti vede. Grazie. Dai, essendo una trasmissione radiofonica, grazie, sarebbe grazie. Il caso di essere. Ho vinto così. Io. Vabbè, niente, oggi Alessio è triste. Ha pure perso tutte le sfide. Sì, quindi sì. lei va a buttare dal sì, balcone, veramente, che devo dire. Veramente. No, guardate, io sono contento. Perché io nel cosmo, in questo ecco, cosmo che ci avvolge, so che. Come diceva un amico mio, dice: vabbè, questa non si può dire. Questa è eccessiva, questa è proprio eccessiva pure per me. In questo piccolo angolo di cosmo nel quale mi trovo, so che i miei due grandi amici hanno vinto la sfida e sono contento per loro. Ti piace l'appoggiatura? Contento per loro. Valeria, ti danno un consiglio. Sì. Alberto dice: Valeria, attenta che poi non smetti più di venire qua. Ah, eh. Attenzione, è peggio per voi. Attenzione, poi, ragazzi. Veramente. Aspettate, perché mi è arrivato anche un contro selfie sul mio cellulare. Oh. Eh sì, è una puzzolina di 7 anni. Wow. Faccio vedere. Wow. E manda. Aspetta. Eccola. Ecco, il contro grande. Oh, che bella. Grandissima, grandissima. Grazie, grazie a tutti quanti. Alessandro, tu devi. Io devo dire che siamo sempre di più, continuiamo ad aumentare, perché so che la trasmissione vi è piaciuta, e quindi se vi è piaciuta ditelo a tutti e coinvolgete amici, parenti, tipo i delle vendite, fate. Se invece non vi è piaciuta, dite che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la sola la prendiate soltanto voi. Grazie dei cuori, grazie delle facce sorridenti che stanno esplodendo in questo momento su Facebook. Grazie. Sono le 17:39 e Dugusti si smeglia che one termina qui. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, da Valeria Vidali, un baci bacio. A tutti, ciao. E non è finita, Vale, eh no, perché avanti. Dobbiamo salutare su Facebook. Oh, certo. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana, martedì. Adesso devo chiudere la trasmissione e spero di riuscirci. Dai, che ce la baci a tutti, ciao.